Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare la unit più hype del Legends Festival, ovvero Goku e Vegeta. Tranquilli, avrete anche il video pool in giornata, però vi giuro, avevo troppa voglia di provarli e ho detto vabbè dai, registriamo subito lo showcase. L'ho portati a 6 stelle e li giocheremo in un Saiyan. L'ho visti davvero tanto in un movie, soprattutto nei Purple Purple Red, ma visto che non ho le Zenkai Bench, ho deciso prima di giocarli qui, poi dopo li porterò sicuramente in tutti i loro tag. Per gli equipaggiamenti è un po' scomoda la situazione, perché questo personaggio è effettivamente sia melee che ranged, visto che Goku è più forte con le Strike e Vegeta invece con le Blast, quindi tocca buildarlo un pochino misto. Non ho il puro sulle blast, non l'ho trovato purtroppo, quindi ci dobbiamo accontentare e buffare il più possibile il blast attack. Detto questo, andiamo in PvP. Ok ragazzi, vi devo confessare che quando ho letto il kit ho detto ok, sono carini, però Trunks mi ispira di più, va bene. Poi l'ho provati, ora non lo so perché Trunks ancora non l'ho giocato. Ma questi due sono assurdi, sono clamorosi, troppo versatili, poi il fatto che si coprono loro stessi di colore, cioè vi rende davvero stupidissimi, poi fanno danni insani. Sti switch continui che si curano, card draw speed, poi ogni volta che switchano la special si buffa del 10% e si stacca all'infinito. Infatti ora noterete, appena la tirerò, che ogni special è una cannonata, è una mina, davvero fortissimi. E poi c'è la questione dei colori, che adesso vi spiegherò. In realtà è molto semplice. Allora, con Goku siete un viola normale. Contro verdi fate danni bonus e siete a sfavore contro gialli. Con Vegeta succede il contrario, ok? Siete forti contro i gialli e a sfavore contro i verdi. Fine. Non è che diventate di un altro colore, semplicemente si inverte la ruota dei colori. Adesso guardate questa special, Pim, boom. Shottato così, no, vi giuro pazzeschi. Tanto adesso con il proseguire anche degli showcase. Guardate qui, vabbè, forfè, continuiamo dopo. Ok, eccolo qui, doppio purple nel movie. Io qui dentro l'ho visto davvero tanto, soprattutto nella versione purple, purple red, con magari Bojack, Gohan Super Saiyan 2, poi dipende da quale versione giocate, Zenkai Benchati sempre da Broly e Goten. Lì dentro vi assicuro che sono assurdi, fanno davvero danni stupidissimi, sono clamorosi. Però io non ho tutte quelle Zenkai Bench, quindi ho detto vabbè, proviamoli nel Saiyan, vediamo come girano. E mi hanno stupito davvero tanto. Come state notando ora, Vegeta ha i colori invertiti, quindi è come se avesse i colori a sfavore contro i verdi. Rientriamo con Goku e torniamo ad essere dei normali viola, ok? Questa versatilità è davvero forte, soprattutto per tankare, per esempio, contro i gialli, perché lui ti mette, per esempio, Mirai Gohan per shottarti Goku, voi switchate con Vegeta e andate praticamente a colore a favore. Cioè, è davvero stupida questa cosa che si coprono da soli, cioè è stupidissima, vi giuro. Poi la meccanica degli switch è veloce. È forte perché si curano all'infinito, si staccano i danni sulla special, recuperano il ki, quindi non è una cosa scrausa che dici vabbè, switch e basta. No, sono veramente stupidi, ve lo assicuro. No, qua i pugnetti mi scliccato totalmente. Quindi fidatevi che sono davvero, cioè la meccanica è veramente stupida. E loro due in realtà hanno delle piccole differenze nel kit. Tipo, se non sbaglio, Goku ogni carta tirata mette un debuff sull'avversario, diminuisce il costo delle carte e si cura. Vegeta invece è più un personaggio che fa combo lunghe, perché quando l'avversario switcha si pesca una carta, si recupera il ki ad ogni carta tirata, quindi Goku è un po' più da danno, ho visto, Vegeta è più da combo lunghe, ma entrambi sono stupidissimi, fanno danni davvero che non hanno senso. Tipo qua, Vegeta, eccoci, tiro 1. Due carte perché sono quattro carte per switchare e rientra con Goku e continua la combo. Cioè, avete proprio stupida come cosa. È veramente stupida. La meccanica è sbroccata. Ora io ce l'ho 6 stelle. Con questo banner è davvero facile stellarli, ragazzi.
Se avete tante crono e andate all-in, secondo me portarli a 2 stelle rosse, non dico che sia semplice, però avete una probabilità abbastanza alta per portarli a stelle rosse. E secondo me avranno davvero tanto impatto nel meta, perché sono davvero troppo versatili anche in un doppio purple. Cioè, sti cavoli doppio purple, perché loro hanno doppio colore. Non è che vieni counterato perché stai usando il bicolor, capite? Comunque, li vedrete spesso, fidatevi di me. Ok, qua possiamo mettere Vegeta. Tipo in questo caso, il mio Vegeta verrà smolecolato, perché il suo Vegeta Super Saiyan Blue è come se fosse rosso. E infatti Rasen Rush mi ha distrutto, però l'ho parato. Ottimo, 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 ottimo. Ok. Va bene, GG. Altro movie, e ho visto anche quel Broly Green che viene usato spesso, ma è normale perché entrambi girano davvero bene nel movie, e quel Broly Green penso prendalo il main spot perché è un bel kit, poi tranquilli, porterò lo showcase di tutti. Oggi in primis arriverà il video pool, anzi i video pool, e preparatevi perché è successo abbastanza un casino in quei video pool di tutto. Ok, ma qua posso switchare. Vabbè, ma così lo sprechi però. Vediamo se vinco il clash, eh. Devi switchare e perdere la trasformazione se vinco il clash. Ok. Comunque in generale i banner sono assurdi. Cioè il fatto che il 1800 multizeta sono per sempre, cioè non è solo la prima volta, è follia. Cioè io mi sono fatto metà roster a 14 stelle, non ha senso questa cosa. Spero che rimanga anche per il prossimo banner, che penso sia quello di dicembre, perché è davvero assurdo. Ok, tipo qui. Possiamo switchare, mettere Vegeta. Intanto io mi buffo la mia special move e andiamo a scoppiare Gohan, ok? Vi ricordo che abbiamo l'anti-revive, che ci prendiamo 2 sfere e gliene togliamo 2 all'avversario. Qui altra special. Vai, vai. Boom. Ok, in questo caso, vabbè, nessuna sfera presa, però ne abbiamo tolte 2, quindi ora siamo certi che non abbia il Rasen Rush in mano. Ho quelle 2 carte, ecco che entrano. Faccio 1-2 e posso già riswitchare a Goku. Che farò? Perché nel caso in cui metta Broly Green ho il colore di vantaggio. Gohan è shottato. Ma io ci provo, dai. Tanto. Sì, perfetta entrata. E qui, forfè. Ok, ve ne parlavo prima, eccolo qui. Doppio purple con Bojack a coprire. Questa è la lineup tipica del movie ora. Ed è davvero stupida, ve lo garantisco. Non ho controllato bene se avesse le Zenkai Bench, ma comunque rimane forte, doppio supporto. E qui Goku e Vegeta sono una bombetta. Vabbè, non che nel Saiyan siano scarsi, eh. Cioè, ragazzi, io ve lo dico già adesso, da quello che ho visto sono tranquillamente più forti, sia del Super Saiyan 4 che del Super Saiyan 3 Zenkai. Perché nel Saiyan hanno un sacco di sinergia, sono versatili, Z-Ability 500x meglio dei due Super Saiyan 3 e Super Saiyan 4. Quindi io già da quello che ho visto a 6 stelle li preferisco entrambi, subito, cioè, davvero sono ottimi, sono bellissimi sti due. Ok? Cioè, la cosa più sbroccata è appunto che si coprono di colore da soli. Quindi avere tutta quella versatilità ti dà un sacco di strade durante la partita, cioè puoi fare davvero come ti pare. Ok? Penso che qua già gli leviamo il revive. Che poi ho visto 6 statistiche offensive non troppo alte, ho fatto vabbè, non c'hanno chissà quali danni. Però hanno buone percentuali, più Goku che mette dei buff sul danno, e sta cavolo di special che si stacca all'infinito ad ogni switch, che è una cannonata. E quindi poi di danni ne fanno, eppure tanti. Sono anche parecchio solidi, perché hanno un 40% di damage reduction fisso, che diventa 60 in cover, e in più vi gestite voi i colori, quindi fate un po' come vi pare. Allo switch vi rimane il personaggio che è uscito alla fine. Tipo, se uscite con Vegeta, vi rimane Vegeta. E lo potete notare perché è colorato, cioè si vede proprio il personaggio in sovraimpressione all'altro. Tipo adesso vedete Vegeta colorato, e Goku che è tipo grigio dietro. Ok. Mettiamo Citco. Comunque Gon è shottato, intanto io parlo, ma loro fanno robe completamente folli. E
ed è un altro forfè. Ok, siamo contro Movie, sempre con Goku e Vegeta al loro interno. E ora che ci penso, effettivamente, se giocate il doppio viola, siete sempre coperti, perché l'avversario o vi porta un giallo per counterare appunto i due viola, e voi con Vegeta non avete i colori a sfavore, oppure vi porta il verde per andare a coprire appunto Vegeta, e voi rimanete con Goku e avete persino il doppio purple per counterarlo. Cioè, sta roba che siete sempre in vantaggio di colori è proprio stupida, la ripeterò all'infinito, penso. Più vabbè, quello che state vedendo, perché tralasciando la meccanica, il kit in generale non è assolutamente male. Quindi una coppia di queste due cose rende il personaggio davvero forte. Ok, verde. La prima verde, se non sbaglio, fa pescare la special entrambi. Ne tengono davvero tante di special. Solo che Goku ha effetti diversi. Se non sbaglio si buffa la strike, si vende il ki e si leva il ki. Vegeta invece c'ha l'anti-cover. Ah no, Goku c'ha anche un'altra restoration. Sì. Vegeta invece è un pochino diverso, se non sbaglio ha l'anti-cover che comunque è forte. Ok. Mi sono scordato, vedete, qua mi sono scordato che... per fortuna che non è morto, che Vegeta ha il colore di vantaggio. Sì, mi devo anche fare un pochino l'abitudine io, perché... Questi sono alla fine i primi game, l'ho fatto un pochino prima giusto per vedere, ma devi un attimo abituarti. Tipo qui, ok, Cooler mi tanca Vegeta, però non Goku, vedete? Siete sempre costretti a switchare perché hai sempre paura che poi vai a colore di svantaggio. E la meccanica è immediata, è veloce, 4 carte con card draw speed, eccetera, ci metti un secondo a tirarle. Stuck, oh, e questo se non è un Racing Rush sei morto, amico, sì. Ma mi aspetto tante cose anche da Trunks, ragazzi. Ho visto il kit, è clamoroso Trunks. Quindi mi aspetto tante cose anche da lui. Poi porterò sicuramente uno showcase, perché mi piace davvero tanto. Ok. Vabbè, qui è entrato in combo. Ho paura di metterlo in cover per Rising Rush. Oh, perfetto. E qua lo scoppiamo. Semplice. Mamma mia. E rimane solamente l'altro Goku e Vegeta. Tiro le blast. 1, 2, 3. Ok, GG. Ok, siamo contro un Frieza Saga con Krillin e Vegeta Angel che supportano Chitku. Vabbè, è un team focalizzato sul supportare Goku LF e le sue special. È proprio il classico. E con lo slot leader gira un pochino meglio perché vanno a sinergizzare più Z-ability. Mettiamola così. Oh, subito. Uno. Vabbè, sta special tiriamolo. Peccato che... Comunque guardate, pum. Cioè, sti danni con colore a sfavore. Perché qui è un normale viola. Qua Vegeta l'avrebbe shottato. No, mi ha tirato tutti i pugnetti, mi ha tirato. Ah, ok. Questa combo ce la prendiamo. Non sono entrato tante volte in cover, effettivamente, per non rischiare di perdere il personaggio. Però la loro cover è buona. A parte che uno ha la cover sulla strike, ovvero Vegeta, e l'altro sulle blast, Goku. Per ricordarvelo, in pratica è il contrario di quello che sono. Vegeta è forte con le blast, cover sulla strike. Goku è forte con le strike, cover sulle blast. Non so se vi ricordate questo, che è pratica il contrario. Ho messo dei pugnetti, ragazzi, cioè... Mi è scaccato game. Non so perché mi sta capitando parecchio in questo showcase, però... questa qua la senti. Boom! Vedete? Special, morto. Colore di vantaggio. Cioè, siete sempre coperti, bene o male, voi il colore a favore lo avete sempre. Mamma mia. E oddio, non so se riesce a tankarlo. Forse no, perché qui dentro ha parecchio supporto. Vediamo. Ah, vabbè, l'ho parato. Posto. Strike garantita, uguale Racing Rush parata. Poi c'hanno anche un sacco di selfie a loro, visto per lo Switch. Voglio anche provarli in Gotki, magari. In Future, con Zamasu e Rose Assist, che li supportano. Sì. Voglio provarli un po' ovunque, questi due. In teoria possono anche essere giocati con Trunks, nel Vegeta Clan.
visto che hanno anche quel tag, loro hanno tutti i tag di entrambi i personaggi. Altra special. Boh. Ok. E qua Rising Crush. Che poi lo switch frame trap anche per un secondo. Cioè, un po' strano. Però non so se ci puoi prendere gli swipe avversari. Però c'è proprio il frame di un secondo che si ferma. Tipo qui Rising Crush, infatti sono riuscito a tirarlo tranquillamente per quello. Peccato che l'ha parato. Una special in mano che vorrei tirare. Oh, vabbè, c'è la verde. Vabbè, questo penso che lo tanchiamo abbastanza bene, però mettiamo Vegeta che non ho visto la vita. Perfetto. Aspettiamo un pochino che vorrei farli rientrare. Vai. Bello. Poi con Vegeta Angel dietro, o magari una Vados o robe simili, davvero si curano perma. No, peccato. Peccato. E vabbè, dai, dai. Tanto è finito il game. Ok, GG. Ok ragazzi, sono davvero meravigliosi, sia per quanto riguarda la meccanica in sé, sia per le animazioni che sono pazzesche. Tocca farci un po' l'abitudine per quanto riguarda la questione dei colori, ma fatta quella, sono davvero una bomba di PG. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo LF e noi ci vediamo in giornata con i video pull.